Se da un lato la professione dell'agricoltore diventa sempre più difficile, l'ambiente rurale piace e attira molti appassionati della campagna disposti ad impiegare il loro tempo libero per dedicarsi alla viticoltura. Si tratta di agricoltori part-time che normalmente hanno già una professione ma che per passione si impegnano nel settore primario, come nel caso di Claudia Bertogli di Soliera. Impiegata delle Poste per professione, agricoltrice per passione. L'agricoltura part-time è sempre più frequente, specialmente per chi ama la campagna. In questo caso, insomma, un'azienda con vigneto e state vendemmiando nei ritagli di tempo, quindi durante il periodo sì. di ferie. Sì, ferie estive. Come sta andando la vostra vendemmia? La vendemmia va benissimo, i guadagni però sono pochi. Però un grande piacere, insomma. Un grande piacere, si sta con gli amici, si mangia. Ho la mia cuoca a letto adesso, che è mia suocera, e si sta in compagnia, è una festa. Ma quando si fanno i bilanci cosa emerge? È la parità. Che è già un obiettivo. È già un obiettivo, la parità. Quest'anno i primi scarichi in cantina come sono andati? Il grado è buono? Il grado all'inizio era piccolo, adesso era abbastanza basso, adesso è abbastanza buono, è già 15-80. Questo è un vigneto semibellussi molto produttivo, molto costoso come diciamo gestione, però come qualità di uve che cosa vendemmiate qua? Il Salamino e il Lambrusco DOC. E quindi insomma con ottime qualità. Con ottime qualità, sì. Quest'anno come a fine anno qualche previsione? Va bene, abbiamo fatto già più di 100 quintali, si arriverà ai 150 di solito perché è la potatura che ti porta a questi quintali e andrà bene. Raggiunto il vostro obiettivo? Sì, la parità. Bene, per oggi è tutto, si conclude questa puntata di Occhio Aperto, vi do appuntamento alla prossima settimana. Chi volesse rivedere questa puntata può accedere al sito www.occhioaperto.com. Grazie ancora e arrivederci.